Abbazia Olivetana. Nel cuore della Franciacorta, l'abbazia olivetana di Rodengo Saiano è sicuramente uno dei più maestosi e ricchi complessi religiosi del nord Italia dal punto di vista artistico. Fondata dai monaci cluniacensi, prima del 1050, venne ubicata su un importante quadrivio romano che portava la città e serviva da punto di alloggio e ristoro per i pellegrini in viaggio verso Roma. Nel 1446 la primitiva abbazia fu consegnata all'ordine benedettino olivetano di Monte Oliveto Maggiore di Siena, con l'obiettivo di consolidare la fede nella zona e avere una più forte influenza sul territorio, e fu consacrata nel 1490. I monaci si dedicarono alla bonifica dei territori circostanti di proprietà sempre dell'abbazia, costituendo aziende agricole molto efficienti. Fra il 500 e il 600 operarono nel monastero, secondo le antiche usanze benedettine, i massimi esponenti artistici del bresciano. Ricordiamo le opere del Foppa, del Romanino, del Moretto, del Gambara e del Cossali, dei quali sono visibili numerose opere all'interno della chiesa. Il portico di gusto romanico è adornato da una lunetta raffigurante la Madonna. L'interno è costituito da una navata centrale e una laterale, con sei altari affrescati dal Sassi. L'altare maggiore fu eseguito nel 1688 da Paolo Pugnago, mentre sopra il presbiterio sono situate due cantorie settecentesche. Coro a tarsie prospettiche e gli armadi della sagrestia furono realizzati nel 1480 da Cristoforo Rocchi. Molti sono gli artisti che diedero il loro contributo all'abbellimento dell'abbazia. Il Castellini accettò una commissione per dipingere in stile barocco gli interni della chiesa, mentre l'olivetano Fra Raffaele da Brescia creò il famoso leggio sui disegni di Gerolamo Romanino. Pregevoli opere in ceramica come il chiostro maggiore, lignee come il coro a tarsie datato 1480 conservato nella chiesa, ed ancora marmoree come stemmi ed emblemi dell'ordine, fanno del complesso monastico l'edificio religioso più significativo della provincia.
con l'avvento napoleonico l'abbazia, abbandonata e divenuta sede di una fattoria, iniziò il suo lento declino. Grazie all'intervento del Papa bresciano Paolo VI, richiesto dalla popolazione sia locale che di tutta la provincia, nel 1969 tornarono i monaci olivetani, che da allora si dedicano al recupero del complesso sia dal punto di vista architettonico che religioso. L'abbazia è composta fondamentalmente da un corpo centrale, costituito da tre chiostri, con la chiesa di San Nicola lungo il fianco di uno di essi, e da una serie di rustici che circondano tutto il complesso. Antistante il vecchio accesso monumentale, vi è un vasto brolo cintato. Il chiostro del 400 è la parte più antica del monastero ed è un gioiello architettonico di elegante semplicità. Sui capitelli delle quattro colonne angolari spicca lo stemma olivetano, mentre le pareti sono ricoperte da tracce di affreschi. Fungeva probabilmente da ingresso originario del monastero. Restaurato con gusto rinascimentale nel tardo Cinquecento, il chiostro della cisterna ospita un pozzo e tre meridiane, realizzate nel 1648. Nella sagrestia si possono ammirare gli splendidi affreschi del Romanino, come Madonna con i Santi Benedetto e Nicola e Gesù e la Samaritana al Pozzo. Mentre la volta è completamente ricoperta da un ciclo di affreschi seicenteschi e racchiude in 11 lunette gli episodi della vita di San Benedetto. L'aula capitolare, a fianco della sagrestia, ospita le riunioni collegiali della famiglia monastica e sulla parete di fondo vi è un affresco del Cristo risorto, dipinto da Pietro Marone nel 1599. Sul pavimento due coperchi in marmo, con lo stemma olivetano, ricoprono gli avelli tombali dei monaci defunti. Nell'antirefettorio vi sono affreschi di Lattanzio Gambara datati 1570 su temi dell'Apocalisse ed episodi del Vecchio Testamento recentemente restaurati. Nel refettorio degli ospiti si possono vedere le copie di due importanti cene del Romanino. I due affreschi originali sono stati trasportati nella Pinacoteca di Brescia, mentre rimangono ben conservati affreschi del pittore bresciano rappresentanti una Madonna, una singolare piattiera e stemmi dell'ordine. Il
Il complesso monastico, dopo gli accurati restauri, rivive oggi una rinnovata atmosfera di pace e spiritualità, secondo le regole di ospitalità dell'ordine benedettino. Sono previste ogni giorno visite di comunità organizzate, italiane e non, che affluiscono a visitare il monastero. E spesso le frequentatissime manifestazioni espositive, sociali e culturali, ospitate negli ampi porticati dei chiostri, come cerimonie matrimoniali e convention di ogni sorta. Tutto questo rende l'Abbazia Olivetana un meraviglioso punto d'incontro tra storia, arte e contemporaneità.